Con l'aiuto di Dennis rintraccio una cittadina in cui pare ci sia il locale malfamato della mia allucinazione, ma a farlo apposta trovo il tizio vestito di bianco. Inizio a pedinarlo senza farmi vedere e arrivo fino a casa sua. Scopro che si chiama Willy ed è americano come me. Vass gli sta parecchio sul cazzo e per guadagnarmi la sua fiducia gli prometto di danneggiare a colpi di lanciafiamme una piantagione e una barca piena di zeppe di droga. Intuisco che questa missione potrebbe essere una vera e propria spina nel culo, quindi me ne vado in montagna a caccia di cervi per costruirmi una fondina media e successivamente in spiaggia a caccia di squali per costruirmi una fondina grande con 4 posti. Naturalmente, prima di mettermi in marcia, acquisto una tonnellata di munizioni e preparo diverse siringhe curative. Ok, il nostro itinerario sarà quick travel fino a Bad Town, dopodiché andiamo ad attivare questa bella antenna, poi passiamo a rompere il culo ai pirati in questo avamposto e poi finalmente sul punto di missione. Arrivo all'antenna a piedi, ovviamente, e riesco ad attivarla prima che faccia del tutto buio. Comunque l'oscurità mi tornerà utile durante la mia visitina all'avamposto pirata. In effetti è un fottuto formicaio, c'è gente armata di mitragliatrici leggere e molotov. Comunque dopo un po' di sana violenza faccio mio l'avamposto e ricarico le munizioni. Prendo un quad e mi dirigo sull'obiettivo, ma mi rendo conto che a guidare faccio schifo e vado di motopiede. Arrivo alla piantagione e mi metto a tirare di precisione, facendo esplodere dei fusti infiammabili che inspiegabilmente sono piazzati in mezzo alle coltivazioni. Faccio fuori un po' di pirati, distruggo la barca carica di droga e uso con piacere il mio nuovo lanciafiamme. Missione conclusa. Ok, torniamo da Willis che ci fa ascoltare un'intercettazione tra Vase e il suo capo Hoyt, in cui si parla di una bolla di trasporto che dovremo recuperare per rintracciare Oliver e portarlo in salvo. Prima di buttarmi in missione, però, devo migliorare il mio equipaggiamento per poter trasportare più munizioni, soldi e siringhe, quindi mi dedico per una buona mezz'ora all'arte della caccia, uccidendo maiali, tapiri, cinghiali, tigri, bisonti e cani. Una volta pronto, decido di passare prima a fare una visitina ai pirati accampati vicino Bad Town. È un avamposto piuttosto sfigato e riesco a conquistarlo senza troppa fatica. A questo punto prendo un deltaplano e mi dirigo sull'obiettivo primario. Dopo un atterraggio particolarmente morbido, vedo per la prima volta Hoyt, un tizio al cui confronto Vase è una persona equilibrata e calma. Infatti lo stronzo si diverte a torturare i poveri abitanti del villaggio vicino alle risaie, facendoli correre in un campo minato. Troviamo l'uomo che Willis ci indica e mentre lui cerca la maledetta bolla di trasporto in casa sua, dovremo parargli il culo da 3 o 4 ondate di pirati incazzati neri. Comunque va tutto per il meglio, spedisco una foto della bolla a Willis e mi imbatto in uno strano glitch grafico. Il caro Oliver potrebbe essere venduto come schiavo da un momento all'altro, quindi prima di raggiungere il convoglio che lo trasporta avrò tutto il tempo di conquistare un avamposto, attivare un'antenna, un altro paio di avamposti e una seconda antenna. Il primo avamposto è una vera passeggiata e sfrutto il negozio da campo per acquistare un silenziatore nuovo di zecca. Procedo verso l'antenna nelle vicinanze e mi capita un frontale con dei pirati. Brutta giornata per loro, non c'è che dire. Arrivo all'antenna e dopo un'arrampicata parecchio fastidiosa conquistiamo il segnale radio. È il turno del secondo avamposto, stavolta rischio le chiappe a causa di un doppio allarme che si mette a suonare richiamando pirati anche dall'oltretomba. Faccio quello che posso ma crepo un paio di volte prima di indovinare una strategia valida. Comunque alla fine riesco nell'impresa. Il terzo avamposto è situato in montagna con delle allegre pattuglie che vanno in giro tutto intorno. Naturalmente non gliela faccio passare liscia e arrivo sull'obiettivo senza farmi notare. E invece mi notano e come cazzo. Combatto e pare andare bene almeno fino a che il gatto di casa non decide di rifarsi le unghie sul sottoscritto. Ritento e stavolta rompo il culo a tutti senza pietà. Inspiegabilmente arrivo in ritardo e perdo il convoglio, ma per fortuna Willis mi fornisce le coordinate per raggiungere il più in fretta possibile il luogo dello scambio. Dall'alto di una scogliera dovrò coprire la fuga di Oliver con il fucile di precisione. E rieccoci con gli inseguimenti e le esplosioni. Ragazzi, adoro questo gioco ma detesto gli inseguimenti in genere. Comunque, riporto Oliver alla grotta da Lisa e Daisy e Lisa sta costruendo un'orrenda croce per mio fratello morto e a un certo punto inizia a scorticarmele perché secondo lei dice che sto cambiando. Ma insomma, lo vuoi o no un vero uomo? Non vedi quanta gente sto ammazzando per te, brutta ingrata del cazzo? Comunque vado, della gente da salvare io, altro che lavoretti in legno. Appena fuori dalla grotta ricevo una chiamata da Willis. Ha ottenuto informazioni sul mio amico Kit, pare si trovi in mano di uno scagnozzo di Hoyt di nome Buck. Il tizio si trova nel solito localaccio schifoso di Bad Town, quindi vai di quick travel. Ritracciato Buck, scopriamo che fuori come un balcone è molto probabilmente un maniaco sessuale. Ci propone uno scambio, noi troviamo il pugnale antico visto nella visione e lui ci ridà indietro il nostro amico. Un po' riluttanti accettiamo e ci dirigiamo verso una nave non troppo distante dalla costa in cui pare ci siano preziose informazioni riguardo la posizione esatta del pugnale sull'isola. Non mi va di arrivarci in deltaplano perché non voglio attirare l'attenzione, così faccio un tuffetto e opto per una pratica moto d'acqua, ma una volta sotto la nave una vedetta mi individua e devo farmi strada nel solito modo ignorante e cacciarone. Sotto coperta faccio fuori qualche guardia, affronto bestioni armati di tutto punto e recupero uno strano manufatto che pare essere una bussola, ma cazzo la nave sta per esplodere, si riempie tutto d'acqua, ma nonostante me ne capitino di tutti i colori riesco a tornare a galla. Una volta sveglio mi ritrovo davanti la faccia di cazzo di Buck che mi esorta a proseguire le ricerche, ma visto che nei paraggi c'è un bellissimo avamposto pirata tento di conquistarlo. Purtroppo non va come previsto, mi scoprono e iniziano ad arrivare rinforzi come se piovesse. Tento allora di liberare l'orso intrappolato sperando che attacchi i pirati e invece il merdone se ne va in giro per i cazzi suoi. Conquisto l'avamposto con le unghie e con i denti e poi vado a recuperare il caro Yogi per ringraziarlo dell'aiuto. Mi
reco sul punto che Buck mi ha indicato e mi spiega che devo scendere sotto una vecchia postazione di difesa giapponese per trovare una sorta di grotta del tesoro. Sorpresa, ci trovo gli uomini di base e tra uno sgozzamento e una sparatoria me li levo dalle palle. Poco più avanti dovrò affrontare una fase molto simile a quella di un qualsiasi Tomb Raider dei tempi d'oro. Mi troverò quindi a dover innalzare il livello dell'acqua per poter raggiungere una sporgenza e proseguire verso la mia meta. Non trovo il pugnale, ma solo una sorta di anello in bronzo di fattura simile alla bussola che abbiamo recuperato l'ultima volta e, come da tradizione in questo tipo di scena, tutta la baracca inizia a venir giù costringendomi alla fuga. Una volta alla luce del sole scopro che il maledetto Buck è già lì ad aspettarmi. Si incazza perché non ho trovato il coltello, ma pare che l'anello in bronzo sia una specie di pezzo da montare sulla bussola che inizia a brillare. Buck ci dà appuntamento in un'altra zona della mappa, ma per fortuna non troppo lontana. Potrei arrivarci a piedi, ma prenderò un'auto per far prima. Lungo il tragitto me la vedrò con un orsetto di una tonnellata e un paio di feroci tartarughe. Raggiungo la macchina e spingo a tavoletta fino all'ingresso di una vecchia miniera, dove il maniaco ovviamente mi sta già aspettando. Buck ci esorta a proseguire rapidamente, altrimenti se la prenderà col nostro amico Kit, e a noi non resta altro che farci strada in un groviglio di cunicoli ripieni di pirati di ogni genere, ma più di tutto dei fottuti mangiafuoco che con le molotov in degli spazi così stretti rompono davvero i coglioni. Comunque, dopo un combattimento all'ultimo sangue durante il quale crepo un paio di volte, raggiungo una porta misteriosa e al posto della maniglia infilo la mia bussola. Continuo a scendere attivando altri meccanismi e finalmente in una grossa caverna in cui c'è un tempio giapponese in rovina trovo un altro pezzo della mia bussola e, indovinate un po', inizia a venir giù tutto e sono costretto a fare corsa campestre per la seconda volta. Usciti dalla grotta, inutile dirlo, troviamo Buck ad aspettarci. Ma chi cazzo è Mandrake? Comunque, installiamo il nuovo pezzo sulla bussola e siamo pronti per il prossimo obiettivo. Allora io vado, Fai il bravo. È il turno del secondo avamposto, dai, a catena. Porca puttana in mezzo al mare. Non trovo una cazzo di barca e sono costretto a nuotare fino all'isola. Una volta uscito dall'acqua però, ragazzi, faccio un'azione pazzesca, una sorta di crossover tra Rambo, Solid Snake e Sam Fisher. Nessuno mi vede, ammazzo tutti, chiusa la partita. Prima di dedicarci all'obiettivo principale, come preventivato, passiamo un momento per questa antenna. Perfetto, adesso non abbiamo più fatto.